Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo podcast. Benvenuti. Allora, podcast fatto un po' di fretta e furia, velocissimo. Sì. Perché è probabilmente una roba un po' in divenire, non vuole essere né una recensione, né una preview, né niente. Però, come vedete dal titolo e dalle immagini che stanno scorrendo adesso a schermo, finalmente è uscito. Sì, l'aspettavamo da tanto. E io in realtà non ero neanche sicuro che sarebbe arrivato in Europa, né tantomeno così velocemente. Ecco, no, io ero sicuro che sarebbe arrivato non così velocemente, pensavo ci sarebbero state diverse settimane o diversi mesi in mezzo di magari beta o di altre cose. Sono rimasto sorpreso, stamattina mi sono svegliato, mi è arrivata la notifica perché mi ero pre-registrato, diciamo. Adesso si può scaricare, ho detto, figata. Inaspettato, scaricato subito e cominciato, vabbè, oggi che è il giorno di uscita in Italia, forse in Europa, non so. Io sono rimasto molto piacevolmente stupito dal tuo messaggio stamattina, soprattutto perché su iOS non era possibile neanche fare il pre-order, chiamiamolo così, la prenotazione, l'iscrizione anticipata. Non ero convinto che sarebbe uscito in Europa. In contemporanea. Perché ti ricordi che c'è stata la possibilità di iscriversi alla beta americana, ma solo in America, Sud America e qualche paese asiatico. Sì, ci ho provato, infatti non sono riuscito. Ci ho provato comunque. Appunto. E quindi io temevo che rimanessi in America solo in America per un bel po' e poi che sarebbe arrivato qui, un po' come è successo con Terra Battle. Idem, anch'io, sì, avevo quel feeling, quella paura lì. Appunto. Invece stamattina italiana, Shin Megami Tensei Liberation DX2, titolo completo questo, è disponibile da scaricare sia su Google Play che su Apple Store, App Store anzi. E che cos'è sto gioco? Allora, diciamo che entrambi ovviamente, come tutti quelli che ci seguono, l'abbiamo provato fino a un certo punto, essendo disponibile in Italia da meno di 24 ore. A quanto visto, almeno personalmente, ho provato qualche giochino simile, perché funziona con alcune meccaniche che ho visto già riproporsi. Alcuni miei amici giocavano a uno di One Piece, per dire, che aveva una meccanica simile, oppure quello di Fire Emblem Heroes, che abbiamo giocato, che tu credo stai ancora giocando, comunque ripreso in mano. Sì, l'ho ripreso di recente. Esatto, alcune dinamiche un po' simili. Mi ricorda in parte alcuni giochi free to play che io giocavo, uno di Final Fantasy molti anni fa, che aveva questa meccanica simile che ormai, vabbè, è diventata sdoganata, comunissima, dell'avere una barra che si ricarica poi col tempo, che spendi tot punti per fare le missioni. All'epoca, 10 anni fa, era una novità, magari adesso ormai ce l'hanno tutti, quindi lo è di meno. Incorpora un po' tutte queste cose, un po' Pokémon Go, un po' una storia strana mobile per Shin Megami, un po' appunto il collezionismo, un po' il gacha del catturiamoli tutti con le stelline come Fire Emblem Heroes. È un mischione di un po' tante cose e anche tante tante funzioni, tante cose dentro per i miei gusti, però vedremo col tempo. Io allora ho avuto la stessa impressione, nel senso che speravo fortemente, nonostante io Pokémon Go ci abbia giocato per pochi mesi, 2-3 mesi se tanto, io un po' di più, ma perché io non sono affezionato al franchise. Se ci seguite sapete benissimo anche che in qualche podcast dedicato a Pokémon Sun 2 anni fa l'ho detto chiaramente, era il primo Pokémon che giocavo e sarà l'ultimo. Speravo che questo incorporasse quelle meccaniche lì, però in chiave Shin Megami Tensei, che è il è stato il primo gioco in assoluto. Megami Tensei, come se seguite la mia retrospettiva lo sapete, è stato il primo gioco che permetteva di catturare i nemici. In realtà è molto più Shin Megami Tensei di in quanto non possa essere un Pokémon Go, nel senso che c'è una trama linearissima, chiaramente con qualche scelta. Certo, ma non è quello per cui lo giochi. No, non in realtà no. E ci sono rimasto un po' male. Perché il protagonista, cioè in realtà è proprio una storia di Shin Megami Tensei, c'è cioè il protagonista che abita a Tokyo, che viene evocato, tra virgolette, diciamo, si ritrova con questo Demon Summoning Program nel cellulare. E viene presentato ai Liberators,
che sono un gruppo di evocatori di demoni che si contrappongono agli Acolytes. Sì, gli Acoliti. Non si capisce ancora bene perché gli Acolytes siano cattivi, se sono veramente proprio cattivi che vanno giù a testa bassa per fare del male oppure no. E probabilmente sì, visto che Shin Megami Tensei è molto nero, bianco e un po' manicheo. Esatto. E il protagonista è uno sfigatone. Cioè, visivamente è proprio brutto e spero che ci daranno la possibilità di personalizzarlo. Vabbè, si possono usare comprimari anche. E ho capito. Ma allora, mi va bene se me lo fai con un look fisso nei giochi base della serie. Perché c'è una trama prefissata, Nanashi e Nanashi, Flynn certo. È Flynn, va benissimo. Certo. Ma in questo, visto che in Pokémon Go potevi personalizzare il tuo personaggio... Sì, qui avrebbero potuto, in effetti, mi ha sorpreso il fatto che, cazzo, un tutorial metti 20 capigliature, 30 accessori, 20 facce, cioè non ti costa niente. Esatto. E mi sembra veramente come il protagonista di Tokyo Mirage Session. Questo brutta golfino... Cosa. Proprio il tipico bravo ragazzo d'anime. LOL. Però si vede così poco, vabbè. Interagisce così poco, che chi se ne frega. Ma sì, è giusto il tuo avatar un pretesto per star lì, ma poi di lui non ce ne frega, non farà assolutamente niente a livello personale, ovviamente. Ho apprezzato che si potesse scegliere il genere, se farlo maschio o femmina. Beh, cazzo, quantomeno siamo nel 2018. Ma appunto, per quello dico, cioè Nanashi non lo puoi scegliere all'inizio di Apocalypse per essere sia uomo o donna. E però lì è diverso, lì è un personaggio come fosse un personaggio di un anime, di un romanzo, certo. Che ha un sesso prefissato, giustamente. Certo, perché qui mi dai la scelta ma poi non me lo fai personalizzare? Non lo so, mi sembra una cosa un po'... E quello è sbagliato, sì, hai ragione. L'avrei fatto, già che lo fate scegliere il sesso del protagonista, fatemi anche un dei look, magari qualcuno preconfezionato. Beh, magari più avanti introdurrà sta cosa. Ecco, tanto una cosa... Che ci tengo a dire che questa è una cosa fatta al day one dopo 4-5 ore di gioco, se è tanto. Sì, a dir tantissimo. Perché volevamo essere sul pezzo. Domani esce questo podcast, molto probabilmente. Lo volevo pubblicare proprio approfittare di questa cosa. Quindi sicuramente il gioco sarà aggiornato tantissimo. Proprio perché certo. L'ho visto io con Fire Emblem Heroes, che è uscito un anno e mezzo fa, se non 2 anni e mezzo fa. Ormai è uscito parecchio tempo fa, sì. 2 estati di sicuro le ha fatte. Perché c'era l'evento estivo adesso, che è il secondo evento estivo, comunque. Certo. E in 2 anni hanno aggiunto tantissima roba. Certo, giusto, è normale. Tantissimi capitoli di storia da fare. Certo. E tante modalità. Sì, allora, se posso introdurre una cosa, è normale, nel senso, questo genere di giochi, come accade più o meno in un MMORPG, che è un genere che a me non piace, non ho mai giocato, non interessa, però secondo me alcune dinamiche simili, cioè loro ti creano all'inizio un mondo con delle cose, però è ovvio che più la community è viva, fa cose e tutto, anche Pokémon Go, Fire Emblem, Heroes, tutta questa serie di giochilli mobile e non mobile, o anche di MMORPG, è ovvio che più persone ci sono, più la community vive, più tempo passa, il gioco deve evolversi, deve offrire più cose, sfide, robe, tesori, cazzo, mazzi, se no ovviamente va a morire, secondo me, e va a estinguersi come un MMORPG, magari ti dura 10 anni, 15 anni che so, la community di quelli molto lunghi, continuano a rinnovare, continuano ad aggiungere cose, vedi Warcraft che ormai sono secoli che sta lì, vedi recente, tra virgolette recente, Final Fantasy XIV, eccetera eccetera, quindi la vedo un po' così, una cosa molto legata alla community a livello mondiale proprio. Beh, legata quello, anche al successo del gioco e tutto quello, sicuramente, assolutamente la community farà il successo del gioco. Il mio problema con questo gioco, almeno dalle prime battute, è che, come dicevi tu prima, sembra davvero molto di più prendere da un Fire Emblem Heroes che non da un Shin Megami Tensei classico, né da Pokémon Go. Beh, ha lasciato parecchio stranito questa cosa, perché in Fire Emblem Heroes, se ci avete giocato lo saprete anche voi, si sceglie un capitolo nuovo, c'è una piccola scenetta introduttiva con dei dialoghi e poi vi fa combattere vi fa fare la battaglia. Potete vincere, perdere, quello che è,
e andate avanti, poi si chiude un capitolo e potete selezionarne un altro. Sì, è una storia veramente ignobile, Fire Emblem Heroes, comunque. No, guarda che è carina. È veramente ignobile. Il secondo libro è veramente carino. Migliora, per fortuna. Sì, decisamente. Io odio l'idea degli evocatori genericissimi. Terribile. Che prendono da tutti gli altri mondi. Sì. Che è una roba che sono portati dietro anche in Fire Emblem Warriors. E quello ci sta, perché comunque è un uso, dici, vabbè. Eh sì, però è la stessa cosa. Alla fine fossilizzarsi su un solo... gioco della serie sarebbe stato un po' deludente, certo. In entrambi i casi. Qui la struttura è identica, cioè tu selezioni il capitolo, ti fa vedere un po' di cutscene tra virgolette, dialoghi alla Shin Megami Tensei, quindi alla, in realtà uguale a Fire Emblem Heroes, personaggio di tre quarti del personaggio si vede sotto i dialoghi. Sì. E il problema è che poi ci sono delle battaglie, di solito sono due o tre scontri di fila contro dei demoni. Sì. Che non sono avvincenti quanto potrebbero. Sì, al momento devo dire che lo trovo semplicissimo, però vabbè, siamo ancora al primo capitolo, quindi ci sta che sia facilotto. Però, non so, manca un po' di sfida, di mordente, sembra quasi che qualunque demone usi va bene, qualunque cosa fai, sì. Vinci. Magari esatto. Un'impressione perché è l'inizio, eh. Io spero davvero che cambino le cose, perché adesso... non ho notato nessun tipo di strategia possibile, cioè certo c'è il Prestor System, i nemici sono deboli a certe cose, ma io ho fatto più o meno tutto a caso e per ora ho vinto sempre. Sì, sfruttando anche gli amici, i demoni degli amici, robe così, cioè ho piallato qualunque cosa mi si parasse davanti, sì, giocando a caso. Ma senza nessuna difficoltà. Ecco, c'è da dire però che se notato in basso compare la modalità, nel senso noi stiamo giocando a modalità normale, accanto c'è uno slot hard, mi sembra, accanto hell, quindi probabilmente una volta a un certo punto completata un tire o comunque una serie di missioni, secondo me sbloccherai la versione più difficile. Sì, non so se l'hai notato, ma... No, quindi esattamente come in Fire Emblem Heroes. Come in Fire Emblem, o comunque come sono le diverse difficoltà di Shin Megami, tra virgolette. In Fire Emblem Heroes stessa cosa, tu puoi fare un capitolo, in alto c'è normale, clicchi diventa difficile, clicchi diventa folle. Sì. Mi ricordavo. Quindi è esattamente uguale. Il problema è che la trasposizione di Fire Emblem per cellulare secondo me ha funzionato molto bene, e per quanto le battaglie non siano difficilissime, e se sei del livello giusto ovviamente, e non c'è il permadeath, quindi è tutto leggerino. È comunque una battaglia strategica come Fire Emblem. Certo. Che non risente tantissimo della mancanza del doppio schermo al quale siamo abituati su 3DS. Questo secondo me un pochino ne risente. Perché io in questo Liberation per ora mi sto trovando veramente soverchiato da menu troppa sotto roba. Menu. Sì. Hanno fatto tutto stiloso, perché è bello graficamente anche. Certo. Ma i menu sono incasinatissimi. Più che altro dobbiamo farci stare tanta roba, tantissima troppa roba. Sì. Eppure avendo uno schermo, io ho uno schermo piuttosto grande di cellulare, lo sai. Cazzo, tante volte dico minchia quanto è piccola sta roba, oppure cavoli non si vede bene. No, benissimo. Ma più che altro menu, sottomenu, sottomenu. Sì. Alcune cose si accede dalla mappa, quindi devi andare nella headquarter dei summoner, dei downloader, anzi come si chiamano. E da lì entrare ad esempio nella cattedrale of Shadow di turno, che non mi ricordo come si chiama, la cattedrale dei falsi dei, mi sembra. Sì, False Gods. Prego. Però c'è anche Pandemonium, che è invece un altro di quelle cose, insomma, è tipo per pompare i demoni. Sì, troppa roba, è tutto un po' caotico a livello di menu, proprio come layout secondo me è un po' incasinato. Beh, il day one anche durante i combattimenti, far stare tutte le informazioni necessarie su uno schermo così piccolo, tra virgolette, ce ne vuole. Sì. Secondo me risente della mancanza di un bel doppio schermo come quello del 3DS, dove vedi sotto i demoni equipaggiati con le abilità e sopra il combattimento. Sì, sono d'accordo che chiaramente avere due schermi è molto più comodo. Però vabbè, ti ripeto, il day one avranno tempo sicuramente di migliorare. Beh, di ottimizzare, è un day one da noi. In Giappone è uscito l'anno scorso, mesi fa, non so se l'anno scorso, però da un po'. Ma pochi mesi comunque non è un gran periodo per implementare, migliorare, cambiare un gioco di questo genere. Cioè, ci vuole veramente diverso tempo perché si evolva, non dico un anno o due, ma più o meno.
chiaro. Ci vuole tempo, veramente tempo al tempo. Sì, sì, sì. Però, tipo davvero il menu sotto, durante i combattimenti, ci ho messo un po' a capire che vedevi solo le azioni permesse da quel demone all'inizio, cioè quando è il suo turno poi switchano tutte, quando ti evidenzia il secondo demone. E non lo so, mi lascia un po' perplesso da quel punto di vista. E in realtà a livello di layout generale e feeling mi è sembrato tanto, questa è una cosa in positivo, come ben sapete se ci seguite, Devil Survivor Overclocked. Sì. E c'è la mappa, selezioni i capitoli direttamente da lì. In realtà per ora ci abbiamo un po' più location sbloccate e spero che però non sia, come si è visto finora, una location un capitolo. E secondo me da Chiavara è tutto il primo capitolo è diventato da Chiavara. Il secondo non l'ho sbloccato, ma non mi ricordo qual è. Comunque è tutto. Shinjuku forse, però vabbè, sì, un'altra zona. Spero non sia tutto da Chiavara, poi tutto a Shinjuku. Perché lì perdi il piacere, tra virgolette, di almeno selezionare, di avere un po' di libertà di esplorazione della città, come accadeva appunto in Devil Survivor. Ma no, Edo, qua non l'esplori, cioè non è quel genere di gioco. È il genere di gioco a missioni in cui usi i tuoi punti per sbloccare le missioni ed è tutto molto lineare come storia, come progressione. Non c'è lo spirito della scoperta, lo spirito dell'esplorazione. Non è questo il genere. Però allora non capisco, nel senso che non è difficile come uno Shin Megami Tensei per ora. Per ora. Non è un Pokémon Go con la realtà aumentata, cosa che invece cioè una qualcosa di realtà aumentata esiste da fare. Ok. Per fare le vocazioni. Ma non è come Pokémon Go che vai in giro, vedi i demoni in giro per la città di catturi, che sarebbe stato fighissimo. E non è cioè, diciamo, qui non è come lo Shin Megami Tensei, non è come Pokémon Go e non è neanche come Fire Emblem Heroes, che dal punto di vista del, come si chiama, Gachapon. Sì, per dire. Funziona meglio, perché gli eroi di Fire Emblem sono più carismatici dei demoni di Shin Megami Tensei. A parte vabbè, alcuni... diverso, è una cosa proprio diversa. I demoni di Shin Megami Tensei contali come dei Pokémon, cioè, io la vedo così. Ma no, sono meno carismatici dei Pokémon. Alcuni sono veramente... cioè, li ho presi, li ho fusi subito, perché di Makai o Mokoi non mi frega niente. No, ok, però la logica è un po' quella di collezione alla... Pokémon piuttosto che colleziono gli eroi alla Fire Emblem, secondo me. Però alla fine li usi sempre per combattere gli eroi, per farti le squadre. Quindi secondo me non lo so, è un ibrido allora, che non capisco come collocare. Ha tanti diciamo, pregi perché sì. Le musiche sono carinissime, molto belle, sì. E ragazzi, se provate ad ascoltare l'inizio della sigla di questo gioco, quella di Persona 2 Innocent Sin su PS Vita, PSP, la struttura è identica, cioè c'era pure il bridge lento al 39esimo secondo dall'inizio. L'ho fatto identico. Figo. Infatti dicevo, ma io sto una roba del genere con la reppata veloce all'inizio, l'ho già sentita. Esattamente quello. Ti dico, secondo me ci sta che non l'abbiano reso subito troppo difficile, anche perché ok fun, però cioè è un casual game tra virgolette, anche per chi non conosce, anche per chi si avvicina per la prima volta, anche per chi lo vuole provare, quindi renderlo difficile subito come è uno Shin Megami vero non avrebbe avuto senso, è un gioco per cellulare alla fine. Quindi ma ci sta, secondo te chi se lo scarica se non i fan di Shin Megami Tensei? Certo, però non solo, cioè deve essere una cosa approcciabile anche da altri, secondo me è giusto, è un gioco per cellulare, Edo. Ma sono d'accordissimo, e si vede tantissimo anche dal bombardamento di pop-up e di, lo so, e di negozietti dove spendere soldi veri per comprare sfere piuttosto che pacca piuttosto che... Purtroppo sì, ma c'è in tutti i giochi del genere, quindi non è l'unico. Sì, assolutamente. Perciò fai... si piega alle dinamiche del genere e all'ottica di mercato, come tutti i giochi. Però è molto più giapponese rispetto a un Fire Emblem Heroes. Cioè, è figa, mood... ci sta, però non è giapponese questo. No, ma dico giapponese dal punto di vista del bombardamento di pop-up. Flashoso anche, già J flashoso pop. Tanto. Beh, ma ci sta, Shin Megami, giusto soprattutto, così. Soprattutto, ragazzi, se lo scaricate, due consigli. Uno, scaricatelo intero, perché c'è la possibilità di fare il download di tutti un giga e mezzo di roba. Installazione. Mm-hmm. Che quindi in realtà vi facilita se non siete sotto wifi dopo. Ah, non vi spreca più di tanto traffico. Di dati. Potete mettere un'opzione che vi consiglio anche di fare per alleggerire il gioco, che è di cancellare l'audio
man mano che vedete le scene con quell'audio, perché l'audio è solo in giapponese, tra l'altro. Sì, però vabbè, ci sta, va bene. Sì, chi se ne frega. Io ci ho giocato in ufficio oggi per un paio, per un'oretta e mezzo, ovviamente senza audio. E quindi liberato un sacco di spazio man mano che le frasi doppiate vengono cancellate. E altra cosa che volevo sottolineare, che non mi dispiace, il character design, quindi l'audio, ok, scusato, ci sta. E anche il character design leggerino, ma sai che non capisco, infatti ci stavo pensando proprio poco fa di cominciare questa, questo discorso, non capisco da dove l'hanno preso, perché è quello vecchio, però è strano, cioè... ti ricorda qualcosa? A me ricorda un pochino, capisco, il character design di Time Hollow per DS, te lo ricordi? No, c'è, cioè, di nome, è una specie di visual novel di Konami. Ok. Il protagonista che poi anche mi ricorda un pochino quello di 999. Ah, ok, sì, quella cosa grafica un po', vero? Ma è proprio, sì, come stile di disegno. Dopo voglio vedere se è lo stesso artista, perché secondo me potrebbe essere. Proprio, sì, a livello, sì, di character design mi ricorda questi due giochi. E quindi, graficamente ci sta, a parte il look del protagonista, che se ve l'ho detto, secondo me è un po' sfighetto. Sì, vabbè, e so. Poi odio un'altra, una cosa che succede già in, sempre in Tokyo Mirage Session, cioè la gente per strada, che qui è tra virgolette, sono degli NPC che si vedono ogni tanto, che non hanno la faccia, sono completamente delle sagome nere, anche se in realtà fanno cose, ma è come in appunto TMS Fortissimo Edition, che c'erano le sagome colorate ed erano NPC con i quali non potevi interagire. Guarda, io la vedo più come una scelta di stile che altro. Ma è bruttissimo. Cioè, io non. Cioè, adesso, mini spoiler: nel primo capitolo una ragazza viene rapita. Se non la vedo in faccia, non me ne frega un cazzo di andare. Sì, almeno lei potevano in effetti. Ma io dico, anche questi NPC che parlano, dicono qualcosina. Fatemeli vedere. Sì. Vedere dei vestiti addosso a delle ombre è bruttissimo, è un effetto un po' contrastante. Sì, secondo me l'hanno, tra virgolette, presa da quella roba di di Shin Megami, sì, di Tokyo Mirage Session che hanno fatto. Può essere. Cioè, sembra proprio quello stile, quell'idea lì. Però lì erano gli NPC, qualcosa di più, eh. Quelli erano NPC generici con i quali non interagivi in giro per strada. E dici, vabbè. Come fosse la fiumana di gente che c'è in Persona 5 in giro per la città. Però quelle sono persone, in effetti. Sì. Ed è anche piacevole vederle come persone. Esatto. Tra virgolette. Per quanto mi dava fastidio in Tokyo Mirage Session, e qui che interagisci una persona alla volta, almeno quei tre sfigati, fammeli vedere. Sì. Quella è una scelta di stile che non mi ha fatto impazzire, anche se poi, vabbè, l'abbigliamento e tutto sono fatti molto bene. Dici, la fanno in Pokémon, cazzo. Quattro sfigate in giro a caso. Gli sfondi che ho visto per ora sono pochi ma carini, soprattutto, sì, i vari posti dedicati ai demoni, tipo il tempio dove puoi farli salire di livello, così sono fighissimi. Molto belle le aree di combattimento per ora, almeno quello che ho visto nel primo schema. Insomma. Beh, tutte molto rimando a figa. Il primo rimando... è tutto a Akihabara con dietro il Sega Center, sì. Ci sta. Chiaro. Assolutamente, quello è un easter egg neanche troppo velato, visto che appare il logo Siga appena si accende il gioco. E che altro? No, è un gioco simpatico per ora. È un fillerino che, se sviluppato bene, può diventare un bel gioco. Il problema è che adesso, tipo, già con questo e Fire Emblem Heroes installato, faccio, vabbè, ho 5 minuti in metropolitana, cosa faccio? Uno l'altro. No, vabbè, io mi limito molto su questi giochilli, anche perché ho già il 3DS che mi agocita del tempo ogni tanto, quindi. Sui mezzi ci passo un sacco di tempo. Sì. Io no, tre fermate vado in ufficio, quindi mi bastano quei 5 minuti. Prima facevo due scontri a Fire Emblem. Adesso devo capire se fare quello, che poi ci sono gli eventi di uno. Non so se qui ci sono anche qui gli eventi. Per dire. Ma sì, è come un morchio, devi viverci un po' attaccato. Ma eventi, a parte che mi dà fastidio, però... le minchie, le robe, devi viverci un po' dietro, sì, queste cose. Ma carina l'idea di creare una community all'interno dell'applicazione del gioco, sì, nel senso che voi vedrete in tempo reale, c'è una chat in alto a sinistra che è in tempo reale di utenti che sono sullo stesso server. Bellina sta cosa, sì, che ti escono i messaggi, sì, vari di gente se che scrive, degli amici
che potete aggiungere tramite un codice che si sblocca tipo dopo 4-5 combattimenti. Lì vedete piazzati sulla mappa come solita icona triangolino con la testolina verde. Sulla mappa in tempo reale ti dice ha loggato 12 minuti fa, 13 minuti fa, queste cose. Quindi carino fare questo senso di community, che però mi riporta al fatto, ma se c'è una community siamo tutti diversi, perché non posso personalizzarlo meno? Questa cosa mi sta veramente sulle mani. Piuttosto anche un orribile Wii, un omino Wii. No, quello no, piuttosto no. Qualunque cosa. No. Perfino quelli erano personalizzati. Della grafica bidimensionale, cioè sono disegni. Puoi darmi 50 avatar, in più mi fai pagare un euro ad avatar se ne vedo uno particolarmente figo nello shop, per dire. Però, appunto, ripetiamo, non so tu, se abbiamo, io non ho altro da dire per il momento. No, l'unica cosa interessante a livello di storia, trama, se così si può dire, ho notato una virata, nel senso Shin Megami è sempre stato molto scienza matematica, computer, internet, con l'evoluzione poi del... Mi sembra ci sia una virata anche dai temi del primo capitolo, più su televisione, YouTube, tra virgolette, social media, che è molto interessante, che non era ancora stata toccata particolarmente dalla serie ed è perfetta per un gioco mobile. Cioè no, una specie di... Questa è l'evoluzione di quello che c'era in Persona 4 che entrava nella TV, che diventava un po' una metafora. Certo. Qui c'è il Megami Tube. Megatube, mi sembra. Megatube, che sarebbe essere lo YouTube già in realtà di gioco. E uno dei vostri amici, appunto, è l'host di questo canale. Sì. No, l'ho trovato molto carino. Ecco, l'ho trovato il passo successivo a livello tecnologico. C'erano, che ne so, Devil Survivor, c'erano i comp, che era il DS, il 3DS, l'ho trovato divertentissimo. Bellissimo. E qui mi piace molto questa cosa che ti rimanda, cioè usi il cellulare, ma comunque loro fanno i video, usano il cellulare, cioè è molto un rimando, molto figo. Conta che già in Devil Survivor 2 usavano il cellulare. Ok. Il comp era un telefono. E in Apocalypse anche. Come gli Hunter di Shin Megami Tensei 4 a Tokyo avevano il cellulare per evocare i demoni. Vero. Chiaramente anche Nanashi e compagnia evocano demoni tramite il cellulare, poi che nel suo cellulare si impianti Dagda come demone fisso e lo potenzi è un'altra paio di maniche, però non è più il gauntlet che c'era nel 4. Sì, allora diciamo che sta cosa ha seguito un po' l'evoluzione, nel senso nel primo, adesso senza andare OT, nel primo Devil Survivor era il comp, quindi tra virgolette il DS, che funzionava però anche come tipo ti mandavi messaggi, come fosse il chat, le mail, quindi una specie di Nokia Engage strano, un po' vecchio dell'epoca, o un misto. Sì, esatto, un incrocio così, poi si è passati magari proprio al cellulare e così via, cioè bello come evoluzione. Io trovo, adoro e mi fa schifo al contempo il comp di Soul Hackers. Il comp di Soul Hackers, oddio, la pistola. Allora, sembra una roba un po' alla Yu-Gi-Oh, stranissima, ingombrantissima, cioè terribile. Però è figo. È figlia di quell'epoca, cioè all'epoca era una cosa futuristica immaginarsela così, cioè chi poteva pensare negli anni 90 che il futuro sarebbe stato un coso piccolissimo che dentro aveva... C'era un altro concetto di tecnologia, come guardare i film vecchi, la fantascienza vecchia. E chiaro. Vedi le cose un po' bislacche, ma che ti fanno sorridere. Ovvio. E in questo, in effetti, i giapponesi però sono sempre stati avanti e inamovibili. C'è certe cose di fantascienza fatte ai tempi che ancora oggi, nonostante l'avanzamento tecnologico, reggono. Prendi Ghost in the Shell, il primo film. È una roba che ancora oggi è avantissimo, nonostante sia stato concepito 23 anni fa. 95. Sì, sì, no, assolutamente. Sì. Quindi, pazzesco. Questi seguono un po' tanto la moda, ci sta perché tu stai promuovendo un gioco per mobile, che il tuo protagonista abbia un mobile per uno smartphone per evocare demoni, fare tutto. Sì, assolutamente. E basta. Direi che non c'è molto altro da dire per ora. Potremmo magari riaggiornarci decidere se aggiornare questa cosa man mano che si va avanti, se il gioco ci piacerà e continueremo a giocarci. Certo.
per cui potrebbe essere una specie di appuntamento fisso se, se la cosa dovesse prenderci. Sì. E basta, volendo vi lasciamo qui sotto, almeno il mio codice ve lo lascio, il codice amico se volete aggiungerlo. Sì, dai, ci sta anch'io lasciamo magari. Il codice qui sotto. Certo. Discutiamone se avete voglia e ci vediamo al prossimo podcast. Assolutamente. Ciao. Alla prossima.